Questo è l'accesso alla superstrada, ma realizzata, delimitata da questa rete rossa. Questo campo è di recente costruzione. Qua è nato un campo di calcio a 50 metri dalla strada sotto sequestro che stiamo attraversando. Continuiamo ad attraversare la superstrada che avrebbe dovuto collegare i comuni del Vallo di Lauro alla autostrada 30, utile come via di fuga in caso di eruzione del Vesuvio. Cosa assurda è che comunque questa è un'opera appaltata dalla Regione Campania e quindi affidata ad una società pubblico-privata, dove il comune di Palma Campania è soltanto vittima, parte lesa di questo disastro ambientale. Il rilevato stradale si trova in queste condizioni, chi deve Assurdo. bonificare? E questa è una bella domanda. Diciamo che dovrebbe bonificare sotto un aspetto giurisprudenziale l'autore del reato. È normale che l'indagine è terminata in questi giorni. Noi non è che abbiamo atteso passivamente questo anno e mezzo per capire chi doveva bonificare, ma abbiamo fatto tutta una serie di diffide e di richieste, cominciando dal Ministero dell'Ambiente per passare alla Regione, alla Provincia e alle Risposte? autorità. Risposte tutte, non dico negative, ma tutte, diciamo, vague, nel senso che ognuno scaricava la responsabilità Sugli sull'altro. altri. Questa è un'altra parte del cantiere della superstrada, anche questa sotto sequestro. Guardate le abitazioni. Qui si è continuato a scaricare di tutto, materiale di risulta dalle lavorazioni edili. Fa parte di un altro. Chissà, i cittadini se lamentano che hanno fatto l'autostrada con lei, Questa è Eternit, no? Sì, con l'amianto, poi butta a scaricare l'Eternit e candela. Quindi c'è Eternit sotto la superstrada e Eternit fuori dalla superstrada.